Sant'Agata dei Goti, abbiamo già spiegato ai sindaci interessati qualche settimana fa che realizzeremo lì un ospedale di comunità, una casa di comunità, una centrale operativa territoriale e porteremo in tutto il secondo piano dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti in pratica tutta l'attività oncologica e chirurgica dell'ospedale Pascale di Napoli. L'ospedale Pascale sarà bloccato perché deve fare gli interventi infrastrutturali anche importanti. Ne approfitteremo per utilizzare al pieno una struttura come Sant'Agata che ha ottime sale operatorie, è veramente una struttura moderna, quindi faremo una cosa di interesse regionale. E avremo qui un punto di eccellenza per l'oncologia di tutta la regione Campania. Avremo dunque un ospedale vivo. Mi pare la soluzione più ragionevole e praticabile in relazione ai vincoli che abbiamo anche di personale. Per il resto, ovviamente, continuiamo a lavorare per potenziare le strutture esistenti, per realizzare centri antidiabete. Dovremo cercare di sbloccare le liste di attesa. È un tema difficilissimo perché ovviamente non c'è il personale. Ma questa è una delle criticità alle quali pensiamo di lavorare nelle prossime settimane, così come dobbiamo incrementare gli screening che si sono bloccati quasi del tutto nel periodo del Covid. Allora, abbiamo cose importanti da fare per quanto riguarda la sanità, ma abbiamo anche programmi di grandissimo rilievo per quanto riguarda le infrastrutture. Dal punto di vista ambientale, come sapete, è in corso di definizione il progetto esecutivo per la diga di Campolattaro. Credo che si farà la gara per questa estate. Questo è il più grande investimento che fa la Regione Campania. Sono 600 milioni di euro. Realizzeremo anche altri invasi collinari e poi gli investimenti sulle reti stradali e sulle reti ferroviarie. Manteniamo tutto l'impegno che abbiamo assunto per quanto riguarda lo scalo merci a Ponte Valentino e per quanto riguarda i contratti di fiume, cioè la possibilità di utilizzazione di ghiaia di fiumi per l'edilizia. Infine, ovviamente, manterremo come sempre l'attenzione per quanto riguarda l'agricoltura beneventana. Questa è la provincia di maggiore produzione agricola. Ci sarà una presenza importante nelle varie fiere che avremo a livello nazionale. E avremo, credo, anche risorse importanti nell'ambito del piano nazionale per l'agricoltura. Se ci sono risorse, spero che vengano messe in disponibilità della struttura di Benevento. Se pensate a strutture come quelle di cardiologia o altro, che insomma non sono stati spesi soldi, sono quasi 20 anni che sono fermi, quindi bisogna rinnovare questa modalità, diciamo, ricostruttiva e costruttiva. Vediamo. Da questo punto di vista, per quanto riguarda invece le gallerie, mi pare che l'impegno è stato preso. Appena la Regione Campania riesce a ottenere questi fondi che in sede europea sono stati dal governo italiano nella disponibilità dell'80% al sud e quindi una ripartizione che tocca di 5 miliardi alla Campania, così come l'attratto idrogeologico, che è la cosa più importante, perché noi come comuni non abbiamo più nessuna sovvenzione, nessun intervento che ci dia la possibilità di rispondere ai bisogni delle nostre comunità. Sindaco, rapporti personali ottimi, ma queste promesse del governatore rasserenano anche il clima politico tra il suo partito, la giunta regionale, tutto quello che insomma si è letto in questi giorni. Io ho detto le cose, le dico sempre ad alta voce, cioè che ci siano diciamo, difficoltà, è una coalizione, si fa e si sta assieme. Cioè, io ho sempre detto che la giunta che c'è non mi soddisfa, cioè, per quanto riguarda la mia componente all'interno della giunta, però dipende dal governatore. Poi un conto sono le questioni di natura istituzionale che riguardano me, un conto sono le questioni di natura politica, riguardano in parte me, in parte il partito che rappresento. Ricordatevi, abbiamo preso 105.000 voti in Campania, non uno, quindi abbiamo dato al governatore. Per cui insomma, un minimo di presenza in giunta, oggi non siamo soddisfatti, a quello che ci rappresentava e non ci rappresenta più. Cioè, ho proposto non da oggi che ci fosse tutti i sindaci della Campania assieme al presidente della regione, non fosse una visione intimistica del presidente di regione e Calderoli. Oggi si appalesa che avevo ragione, cioè nel senso che sono atteggiamenti a parte della bozza o nella bozza Calderoli che insomma, sono l'esatto contrario della visione che ho dell'unità d'Italia, cioè una balcanizzazione che non mi convince. L'ho detto, lo ripeto, qui sono pronto a fare battaglia su questo. Pare che il Presidente abbia confermato che sono in una fase esecutiva molte delle cose che aveva detto, ufficio speciale, finanziamento delle strutture, finanziamento della stazione.
Io credo che tutti dobbiamo capire che per avere qualcosa bisogna anche fare qualcosa. Ci aspettiamo, l'unica persona, io non le ho conosciute, che normalmente davano senza niente erano i santi, dopo che sono morti. Vivi nessuno faceva mai niente, tanto Gesù che faceva i miracoli. Io sono uno che ama l'ambiente da quando è nato e lo dicono le mie origini, lo dicono la mia voglia di stare qui a Benevento, e perché è uno dei posti che può avere veramente un grande sviluppo conservando l'ambiente che ha. Cominciamo a fare questo e vedrete che voi giovani lo vedrete meglio di me, anche se io, come ho detto, non vi mollo, quindi siamo insieme.